Ultimamente sto scoprendo, grazie a te, che noi siamo composti quindi da corpo, e ci siamo, anima, però puoi spiegarmi in realtà, perché c'è molto di più, no? Puoi spiegarmi come in realtà è composto il nostro corpo, la nostra fisicità e non? Beh, diciamo che la scienza ufficiale già spiega queste cose. Posso, diciamo, cercare di dare una lettura un po' diversa, quella che è oltre il muro dell'apparenza, della struttura fisiologica, anatomica, eccetera, del corpo. E quindi allora si entra nel concetto di energia. Allora, se noi siamo fatti di energia, noi siamo fondamentalmente vibrazione. E questa è la cultura più profonda della nostra strutturazione materiale, che ci permette, ci consente ovviamente poi un'altrettanto più profonda possibilità di interazione con il nostro corpo. Quindi se il nostro corpo è energia, vibrazione, e la vibrazione è essenzialmente un fatto mentale collegato a quello che è il nostro essere mentale, quindi non c'è uno scollegamento come potrebbe apparire tra mente e corpo, ma è un continuum, allora ecco qui che noi attraverso l'azione mentale, vibratoria, possiamo entrare in sintonia diretta con la vibrazione corporea e quindi produrre modificazioni della stessa. Quindi cos'è l'anima? L'anima è un grado di energia che fa da collegamento tra la vibrazione corporea, che è praticamente una strutturazione e una frequenza piuttosto densa, una bassa frequenza, e le alte frequenze, diciamo, della mente superiore o spirituale, e quindi fa un po' da tramite l'anima. L'anima è quello strumento che mette in collegamento il profondo col superficiale, quindi il fisico con il mentale spirituale. Quindi esiste un passaggio superiore che è quello mentale, ok? Esattamente. Va Per bene. cui, ma la mente di cui parliamo non è il cervello, la mente di cui parliamo è un campo di energia di altissima frequenza e molto profondo. Non è il cervello. No. Si ne sente tanto, sembra girare spesso tutto attorno alle capacità del cervello. Quindi come si differenzia la mente? Il cervello è semplicemente un organo che è deputato alle funzioni di mente corporea. Ma la nostra veramente è qualcosa che va oltre la corporeità, che quindi può non servirsi del corpo. Infatti tu puoi perfettamente anche staccarti dal corpo e quindi fare dei viaggi astrali o altre cose. Quindi naturalmente è un potere che non ha un luogo fisico. E quindi questa entità cosciente, che noi chiamiamo mente, appunto questa energia, utilizza il nostro cervello per il nostro funzionamento corporeo, cioè quando siamo corporei funzioniamo in modo cerebrale, come mente, ma noi possiamo funzionare in modo non cerebrale, cioè staccarci dalla corporeità e quindi viaggiare, proiettarci, muoverci, fare tante cose, non fisicamente, quindi incorporeamente. La nostra vera mente è una mente incorporea. Grazie. Prego.